azione. Buongiorno, e adesso siamo in diretta, siamo live sul nostro canale YouTube dedicato agli Odoo Days 2020. C'è da dire che sono molto soddisfatto, siamo molto soddisfatti noi del direttivo, gli organizzatori, tutto il team che sta dietro questo evento online, perché ieri abbiamo avuto un notevole successo, un notevole riscontro, insomma ci sono state moltissime persone collegate contemporaneamente che hanno seguito tutti i talk della giornata, per cui insomma grazie per averci dato insomma questo feedback importante, visto e considerato che non avendo persone di fronte qui è un po' difficile gestire la situazione, ma a quanto pare ci stiamo riuscendo in qualche modo. La giornata di oggi è altrettanto interessante, ci saranno altri talk importanti che arricchiranno questa seconda giornata, così come è tradizione in casa Odoo Italia. Continueremo anche oggi con le sorprese, per cui insomma restate collegati sul nostro canale YouTube per seguire tutti gli interventi che saranno proposti man mano durante la giornata. Fra poco inizieremo con il primo talk tenuto da Lorenzo Battistini, un talk interessante legato alla Progressive Web Application con Odoo, per cui prestate attenzione perché Battistini è uno tosto, seguitelo con attenzione, ci vedremo fra pochi minuti per la sessione delle domande e risposte dopo il video. Buongiorno a tutti, sono Lorenzo Battistini di Tacobi, vi parlerò di Progressive Web Application, l'applicazione mobile di Odoo. Un po' di definizioni. Una Progressive Web Application è un tipo di applicazione software distribuita tramite il web e costruita usando le comuni tecnologie web come HTML, CSS e JavaScript. È pensata per funzionare su qualunque piattaforma che usi un browser conforme agli standard, inclusi dispositivi desktop e mobili. Perché le PWA? Le applicazioni web rispetto a quelle native sono più lente, hanno meno funzionalità e sono quindi meno usate. Le funzionalità delle PWA permettono di ridurre questo divario e creare una user experience molto simile a quella delle applicazioni native. Vediamo le principali caratteristiche. Funzionamento offline, prestazioni elevate, elaborazione in background in thread separati tramite i service workers, accesso ai sensori del telefono, supporto alle notifiche push, un'icona nella schermata home del telefono e altro. I requisiti tecnici di base, cioè la nostra applicazione web, cosa deve avere per poter essere chiamata una PWA? Deve essere in un contesto sicuro, cioè HTTPS, deve avere uno o più service workers e un file manifest. Partiamo dal manifest, poi lo vediamo nel modulo Odoo. Il manifest è un JSON contenente i metadati dell'applicazione, come il nome dell'applicazione, i link alle icone, la modalità di visualizzazione, eventuali dati di configurazione. Se ne fa il deploy inserendo questa riga nell'elemento head del documento. L'altro componente importante delle PWA è il service worker. Un service worker è uno script JavaScript lanciato da una pagina HTML ed eseguito in background. È un proxy perché può rispondere alle richieste HTTP del documento principale. Ha una sua gestione della cache, quindi può tenersi in memoria dati che verranno serviti all'applicazione indipendentemente dalla disponibilità della connessione al server. Può gestire, tra le altre cose, le notifiche push. Vediamo il modulo. Lo trovate sul repository Oka Web
tipicamente utilizza web responsive. Sebbene web responsive non sia tecnicamente una dipendenza del modulo PWA, consiglio fortemente di utilizzarlo in quanto potentissimo come layout mobile responsive. Poi comunque lo vediamo. Volendo potete anche usare altri layout, è una scelta. Questo è proprio il JSON che viene fornito al client, cioè al browser, da Odoo Server, dopo che avete installato il modulo Web PWA OCA. Contiene gli elementi che dicevamo prima, quindi il nome, i colori e le icone nelle varie dimensioni. Questo è come risulta l'HTML di Odoo una volta installato il modulo. Vedete il link al manifest alla quarta riga dentro head. Vediamo la prima parte del service worker generato dal modulo. Il service worker del modulo PWA è comunque un file relativamente piccolo, circa 50 righe, ma comunque già molto potente. Qui vediamo i file che vengono salvati in cache. Si tratta degli assets principali di Odoo, qualcuno di voi li avrà già incontrati. Sono i file che costituiscono l'infrastruttura di base di Odoo, che si occupano di recuperare dal server i dati da visualizzare sul client e ne fanno il render in base alla definizione delle viste. Quindi, avendoli salvati in cache, il service worker non li chiederà più al server, ma li fornirà al client prendendoli dalla cache, finché non cambiano. Come fa a sapere se cambiano? In base a cache name, che è composto dagli identificativi degli assets. Se in Odoo cambia l'identificativo di un file, vuol dire che ne è cambiato il contenuto, quindi cache name sarà diverso e il service worker saprà che dovrà aggiornare la cache. Qui vediamo gli handler degli eventi install e activate. Nel primo vediamo che vengono registrati in cache i file che abbiamo visto prima. Nel secondo vediamo il controllo su cache name. Se è cambiato, la vecchia cache viene rimossa. Nell'ultima parte del service worker vediamo l'handler dell'evento fetch. In pratica come funziona? Se il service worker può generare una response usando la cache, ritorna quella response. Altrimenti inoltre la richiesta al server. Qui vediamo la visualizzazione in Chrome dei file memorizzati in cache dal service worker. Il modulo è sostanzialmente composto da questi due controller, che si occupano di generare dinamicamente questi file. Quindi, qui nel controller del service worker, potete vedere che vengono recuperati gli URL degli assets, assets common e assets backend, utilizzando il metodo getAssetURLs che vedete a destra. Viene costruito cache version utilizzando gli identificativi dei file e gli URL e il nome della cache vengono passati al template QWeb del service worker, che è questo qua. Cache name e files to cache vengono costruiti dinamicamente, mentre la parte sotto è statica ed è quella che abbiamo visto prima. Per quanto riguarda il service worker, vediamo infine come viene registrato. Attualmente il modulo prevede la configurazione di questi parametri tramite i system parameters di Odoo. Quindi si tratta in pratica dei nomi e le icone. Le icone devono stare su un URL, quindi le potete mettere ad esempio in un modulo dedicato che si occupa solo di mettere a disposizione questi file. E poi impostate i relativi parametri di sistema. Come vengono recuperati i parametri di sistema? Banalmente nel controller del manifest che li inserisce nel relativo template, che è questo qua. Installabilità. Vediamo in base a quali condizioni viene mostrato il banner aggiungi alla schermata home. Questi sono, ad esempio, i criteri pubblicati da Google relativi a Chrome.
Nel nostro caso, quello più rilevante è quello relativo ad HTTPS. Di solito, quando qualcuno mi chiede come mai non riesce a installare la PWA, è perché la sta provando in HTTP. Non ho trovato documentazione sull'euristica, ma fino ad ora non mi risulta sia mai stato un punto bloccante. Gli altri punti sono già soddisfatti dal modulo. Per quanto riguarda i possibili sviluppi futuri, si potrà valutare se estendere Files to Cache, quindi aumentare in qualche modo il funzionamento offline, integrare le API delle notifiche, integrare le API web share, cioè poter condividere URL, testi o files, creare un modulo portal PWA per essere usato dagli utenti front-end, cioè da clienti, fornitori e collaboratori, perché adesso il modulo PWA è solo per il back-end. Staremo poi a vedere cosa pubblicherà Tecnativa, dal nome twittato da Pedro sembra che sarà collegato al primo punto, cioè al funzionamento offline. Visto che è una richiesta frequente, do uno spunto qualora qualcuno volesse provare a implementare il sistema di notifiche. Qui vedete che di base è molto semplice. Dopo aver registrato il service worker, cosa che il modulo fa già, è sufficiente implementare show notification, questa funzione. Quindi nel caso di Odoo si potrebbe ad esempio aggiungere la chiamata a questa funzione JavaScript nel momento in cui si riceve un messaggio della chat interna. Le possibili applicazioni sono ovviamente tante. Vediamo come funziona. Ok, vediamo il modulo in azione. Vado su un database dove ho già installato il modulo in un'istanza servita in HTTPS e qui vediamo il famoso banner aggiungi alla schermata home. Qui è già stato personalizzato per Tacobi con l'icona e il nome. Quindi cliccando su aggiungi alla schermata home vediamo. Vediamo che l'ha aggiunto come applicazione installata, la lancio e qui vedete che non c'è l'indirizzo del browser, è proprio contenuta completamente in questa finestra e la uso come un'applicazione nativa. Quindi questo ovviamente, questo layout responsive è reso possibile dal modulo web responsive e qui ho Odoo e opero direttamente da qui. Chiamate al server vengono sempre fatte per recuperare le viste e i dati, perché come abbiamo visto i file in cache sono quelli dell'infrastruttura, cioè quelli che si occupano di appunto comunicare col server per recuperare i dati e disegnare l'interfaccia. Ovviamente, appunto, come sviluppo futuro si può pensare di salvare nella cache locale altri dati per rendere anche quelli disponibili offline, analogamente a quello che succede nel punto vendita di Odoo, dove è presente un database locale con prodotti, ordini e tutti i dati che servono a far funzionare il POS anche offline e sincronizzarlo quando la comunicazione col server funziona. Lo stesso meccanismo è implementabile qua tramite il service worker e la sua cache. Ok, quindi come vedete, se la rilancio mantiene lo stato, non devo fare ovviamente nuovamente login.
e si comporta esattamente come un'applicazione nativa. Ok, grazie dell'attenzione. Vorrei ringraziare anche InnoView che ci ha dato l'idea iniziale e spazio alle domande. Eccoci qua. Come Eccoci. Ciao, va? mi senti bene? Bene, bene, bene. Allora, Lorenzo è insomma uno degli ultimi arrivati. No, scherzo. Laureato in ingegneria informatica e appassionato partecipante del mondo open source Scopre OpenAI nel 2008. Diciamo un po' un percorso che abbiamo fatto noi anziani, no? Quindi anche tu sei tra gli anziani dell'associazione. Da allora non l'hai Sì. abbandonato e quindi segui attivamente Odoo. Sei un consigliere del direttivo di Odoo Italia e delegato della Odoo Community Association, per cui rappresenti. In associazione internazionale rappresenti l'Italia in buona sostanza. Su questo ruolo, OCA member. Beh, sì, è un ruolo di cui diciamo sono orgoglioso, comunque è un ruolo importante, impegnativo, un po' di coordinatore del gruppo OCA italiano che si occupa sostanzialmente della localizzazione e spero che questo gruppo cresca come ha fatto negli ultimi mesi, negli ultimi anni e niente, spero che l'associazione aiuti anche questo gruppo a crescere. Beh, diciamo che ci stiamo impegnando da questo punto di vista, dai. Abbiamo Eh sì. avuto importante crescita in questi ultimi mesi. Allora, spazio alle domande. Io leggo un po' in chat. Intanto ti fanno i complimenti per il lavoro e l'esposizione. Credo che molti di noi abbiano già avuto modo di provare la Progressive Web Application con Odoo. Grazie. Allora, no, un nostro caro amico, Nicola Malcontenti, ti chiede, nel caso in cui siano già installati dei temi custom all'interno della nostra installazione, ci sono delle accortezze da tenere? In particolare no, se ovviamente sono dei temi responsive che possano essere usati su, diciamo, un'applicazione, un dispositivo mobile. Di base i temi aggiungono solo appunto il layout dell'interfaccia e invece l'infrastruttura base sarebbe gestita dalla PWA e quindi potrebbero funzionare anche loro. Chiaro. Ricordiamo che è consigliato l'utilizzo di Web Responsive, che un po' ci aiuta in questo contesto, no? Sì, assolutamente. Un modulo OCA che, come avete visto nella demo, già permette di avere un'interfaccia completamente responsive. Noi la usiamo ed è comodissima da utilizzare sui dispositivi mobili. Chiaro. Davide ci chiede se funziona anche con Enterprise, anche se so che ci stanno pensando. Non ho provato, ma penso di sì, perché Enterprise, il modulo Web Enterprise è anche lui, analogamente a Web Responsive, diciamo, un modulo che rende responsive l'interfaccia di Odoo backend. E quindi mi aspetto di sì, mi aspetto che funzioni. Ci stanno pensando, ho visto che hanno fatto una PWA solo per un modulo, che non mi ricordo qual è, legato alle risorse umane. Quindi hanno sviluppato una PWA installabile per una parte di Odoo, cioè per un modulo Odoo. Quindi mi aspetto che prima o poi arrivino anche a coprire un po' tutto Odoo o comunque altre applicazioni. Comunque, per tornare alla domanda iniziale, la risposta è sì.
Io ho un dubbio, no? Cioè, O2 Enterprise sostanzialmente ha la sua app, che è a tutti gli effetti un'app vera e propria. Ah, Diciamo sì. che il motivo per cui nasce questo è un po' per sopperire alla mancanza di una soluzione simile per il mondo community, in buona sostanza, o sbaglio? Sì, direi di sì. Sì, ora prima mi riferivo al modulo Web Enterprise che disegna solo l'interfaccia mobile, proprio web. E invece ovviamente c'è anche l'applicazione installabile, quella è nativa, credo solo per Android, che ovviamente, vabbè, quella funziona solo con Enterprise. Penso che il principio sia simile perché poi l'interfaccia all'interno è sempre disegnata con JavaScript, CSS, HTML. Però sì, è un'alternativa. Questo modulo PWA è un'alternativa. Valida, direi, tra l'altro. Ascolta, un'altra domanda. Nel video ne hai parlato, però magari è bene rifare un passaggio. La questione online-offline, tu parlavi anche di sistema di cache interno per la PWA. Sì, che al momento non è implementato, però è implementabile, nel senso il service worker può memorizzare dati in locale, quindi sul dispositivo, che possono essere serviti all'utente indipendentemente dalla connessione al server. Quindi questa è una possibilità. Ho fatto il paragone col punto vendita perché il punto vendita già lo fa egregiamente, diciamo, e quindi il meccanismo di base potrebbe essere quello, una sorta di database locale sul dispositivo dei dati che si vogliono rendere disponibili offline. È una possibilità. Diciamo che in parte rispondiamo anche alla domanda che ci fa Sergio Corrado, come si comporta quando si salva o modifica un record non in linea e poi si torna in linea se il record è stato modificato nel frattempo. Ovviamente il corso posta a monte tutta una gestione di sessioni per cui diventa un attimino differente, no? Il supporto cache. Però la domanda è questa qua, cioè io sto modificando un Sì. record e poi magari torna a navigarlo dopo che è stato modificato da qualcun altro. Sì, in quel caso lì, allora faccio una premessa. Se avete presente forse quando il server va offline, compare in alto a destra, connessione persa. È esattamente quello che capiterebbe all'interno della PWA in questo momento, non avendo un database locale dei dati. Se la connessione al server salta, compare quel messaggio e poi compare il messaggio connessione ripristinata non appena la connessione è di nuovo disponibile. Chiaro. Se nel frattempo qualcuno ha modificato qualcosa e tu salvi, cioè qualcuno ha modificato quello che stavi modificando tu e tu salvi il tuo record, probabilmente sovrascrivi le modifiche dell'altro in questo Allora, momento. un'ultima domanda. Giovanni ci chiede se è possibile integrare funzionalità drag and drop. Non lo so, Da da testare questa cosa qua, da valutare. verificare, sì, non ho verificato questa. Va bene, Sì. abbiamo uno spunto su cui. Assolutamente. Chiaro, chiaro, chiaro. Va bene, allora Lorenzo, io ti ringrazio, sei stato esaustivo e disponibile come sempre. Ovviamente Lorenzo è uno dei membri costantemente presenti a bacchettare sulle PR, sui canali Telegram, a rispondere, a dare supporto sul forum. Quindi diciamo Lorenzo è uno delle colonne portanti della nostra community. E tra l'altro ci tenevo che tu insomma tenessi un talk qui a questa edizione, visto e considerato che diciamo hai gestito tutti questi anni insieme a noi dietro le quinte, visto l'evoluzione di questa associazione, i momenti, gli alti e bassi che abbiamo vissuto, insomma, Certo. sai perfettamente quanto ci teniamo tutti noi a partire da te per la buona riuscita, insomma, del nostro obiettivo. È stato un piacere. Quindi, insomma, io ti ringrazio e adesso passiamo Grazie a te e grazie a tutti.
Ciao, ciao Lorenzo, passiamo.